Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno, mi trovo nel Borneo, a Sarikei. Vi voglio mostrare questa graziosa cittadina perché mi ha sorpreso. Io mi aspettavo uno stile, un tenore di vita completamente differente, invece è tutto molto più ordinato di come me l'aspettavo, e vi faccio un po' vedere la periferia della città. È fatta molto bene, tutta asfaltata, tenuta benissimo, contornata da villette. Sto usando il telefono per fare questo videoclip e non la mia macchina fotografica, che mi si è rotto lo stabilizzatore. Credo che venga meglio a questo punto il clip fatto col telefono. Faccio un giro così, adesso non mi sono addentrato qui, però ieri sono già stato in questa zona, ho visto com'è. Faccio un giro per mostrarvi anche a voi, per dare un po' queste emozioni. È un distretto abitativo molto a misura d'uomo, ci sono le strade, le palme, vedete anche casette di legno, casette, costruzioni più moderne, all'europea, villette. Ecco, facciamo un giro, accendo il mio trabicolo, cerco di far partire la moto, vediamo se ce la facciamo al primo colpo, sto giro qua. Ecco, è un folle, ok. Appoggio un attimo il telefono, sennò non ce la faccio a far partire il trabicolo. Eccoci qua, ho ripreso in mano, teniamo questo qui in mano, il telefono. Ecco, questa è un po' la panoramica. Ecco, queste sono le case. Questo edificio qui evidentemente si vede che è una scuola. Ecco anche le scuole. Ma siamo veramente immersi nella giungla. Dopo vi farò vedere per esempio dove c'è il porto fluviale. Lì veramente si capisce che siamo nella giungla, perché c'è una vista selvaggia incredibile, è bellissimo vedere le navi che attraccano. Adesso continuiamo qui il nostro giro nel distretto residenziale. Ecco, come vedete è tutto ordinato, preciso. Ecco, qua adesso andiamo, giriamo di qua, vediamo cosa c'è, esploriamo. Questo è proprio il compito che più aggrada i ravanatori come me, che viaggiano per vedere i posti particolari. Ecco, come potete vedere, cioè si rimane sorpresi, perché uno dice vado nel Borneo, guardate qui abbiamo anche i giochi per i bambini, vado in culo al mondo, in mezzo alla giungla, così. No, invece è un posto in cui io penso che a venire qua uno sta proprio benissimo, non ha... Prima, vabbè, qui il tenore di vita, oggi dovevate vedere a camminare anche nelle strade, proprio col gas al minimo, la gente va proprio con il gas puntato al minimo, vanno a 20 all'ora, tutti rilassati. C'è nessuno qua, non ho mai visto nessuno correre. Ecco, qua abbiamo qualche casetta, qui ci sono lavori in corso. Ecco, qui poi si vede, ognuno c'ha la macchina, cioè sono messi bene. Cercatevi sulla carta dove è questo posto, perché siamo veramente in culo al mondo qua, non me lo sarei aspettato. Io sono abituato a viaggiare nelle foreste, nei boschi dispersi, quelli della Russia, ma in Russia se tu vai in posti isolati come questo,
trovi delle cittadine, villaggi così, ma sono dei cagai, sono dei posti arcaici, lì veramente non c'è mai stato un occidentale. Ecco, di qua abbiamo il fiume, siamo arrivati quindi al cosiddetto capolinea. Io continuo questo giretto . Ecco, nelle frasche ho visto anche delle imbarcazioni di legno, di là stanno facendo qualche lavoro, ma comunque ho visto un animale sgattaiolare nelle frasche, non so cos'era, è un animale colorato. Ecco, vedete, tengono le imbarcazioni, poi da qui si arriva al fiume, da questo... Eccoci qua, ecco, qui sono un po' il loro stile abitativo, è molto all'occidentale, si usa tantissimo la palafitta, perché hanno questa abitudine, essere isolati dal suolo protegge dagli animali, gli insetti, le bestie... protegge quel tanto che basta. Questo qua è un autoctono, lo incrociamo, andiamo avanti, contentissimo anche lui. Eccoci qua, vivono in queste case qua, hanno questi quartieri qui residenziali molto belli. Ecco uno che sta aggiustando la casa, guardate, qua uno al lavoro, lavorano anche, la cosa ci sorprende, vuol dire che lavorano anche. So, giriamo di qua, andiamo a vedere cosa c'è da questa parte. Ecco, abbiamo una casetta. Ecco, qua dall'altro lato c'è ancora proprio la giungla selvaggia. Giriamo di qua. Ecco, questa è la strada da dove sono arrivato. Di più avanti poi c'è la strada principale, quella che porta nel centro. E adesso arrivo fino a lì e metto anche sulla strada principale, giusto per mostrarvi anche a voi, ci sono delle strutture pubbliche, io ho visto dei campi di calcio, dei campi da tennis, un po' di tutto. Continuo allontanandomi dal centro, se vado a sinistra vado nel centro, se giro a destra invece io mi allontano. Ecco qua, mi sono buttato nella strada principale. Questa è la strada che porta fuori città. Ecco, qua abbiamo un benzinaio e un complesso di case. Ecco, qui le case hanno tutta questa doppia funzione, perché il primo piano è sempre riservato a bottega, guardate, il primo piano è riservato a bottega, per cui troviamo ristoranti, negozi, li riparano le moto, troviamo un po' di tutto.
E stiamo uscendo dalla città. Camminiamo piano piano, tranquilli. Ecco, qui abbiamo altri complessi di case, guardate, bellissime, colorate, anche di qua, sul lato di qua abbiamo casette a schiera. E abbiamo in fondo dei condomini. E abbiamo l'ospedale pubblico, ecco, andiamo lì a vedere. Comunque, guardate qui le casette a schiera, cioè, hanno un tenore di vita normalissimo, tranquillamente a livello europeo. Molti di voi penseranno magari l'avessi una casetta così, no? Bella, tranquilla, indipendente, nessuno che ti rompe le scatole, la sanità pubblica, andiamo a vedere, hanno anche l'ospedale. L'ospedale nel Borneo, andiamo a dare un'occhiata, poi tenuto precisissimo, altro che da noi. In Italia qua c'è un gabbiozzo di controllo, guardate, proprio tenuto a giardino. Ma devo dire che comunque nel nord Italia gli ospedali sono molto belli, ci sono degli ospedali che sono delle specie di ville anche nel nord Italia, però sinceramente questa qui si vede che è una struttura fatta bene. Dopo magari dentro non avranno i macchinari, boh, chi lo sa, non saranno all'altezza, avranno i professori con i titoli di studio artigianali fai da te, può essere, si cureranno con le erbe, questo è vero, ho visto già anche a Kuala Lumpur che ci sono le farmacie, sono in realtà delle erboristerie, vendono infusi, piante, erbe, misture naturali e con quelle curano qualsiasi tipo di malanno, acciacco. Usano i metodi di natura, guardate qua che bello, c'è anche quest'area verde, prato, attorno abbiamo il prato, anche l'ospedale è una palafitta, come è consuetudine qui da queste parti, è tutto palafittato, ovvero alzato dal suolo, ma va bene così, anzi a me piace questo stile abitativo. Se avrò modo di tornare a vivere in Italia, ma non penso, mi costruirò anch'io la palafitta in Italia, vivrò nella palafitta. Eccoci qua. Qui abbiamo anche un'area gioco per far giocare i bambini. Ecco, siamo giunti al capolinea. Ok ragazzi, io credo di aver fatto cosa gradita, condividere con voi queste emozioni. Spegniamo il mio cavallo di ferro, lo spegniamo perché sta veramente disturbando con il suo ronzio. Ecco qui, siamo arrivati in questo bellissimo luogo e il mio viaggio continua. Io vi farò vedere un po' i posti caratteristici, darò a tutti un'idea di come sia vivere in questi posti qua. C'è un bimbo che sta cantando lì dentro. Abbiamo anche i bambini che cantano, ok, va bene ragazzi, continuate a seguire il mio viaggio in Malesia.
Ecco questo telefonino qui gigante da tenere. E ci sentiamo alla prossima, ciao!